Guido Bolatto, sono il segretario generale della Camera di Commercio e sono particolarmente felice di essere qui oggi a celebrare la conclusione di questo processo di storytelling, di racconti sull'innovazione. Intanto abbiamo anche fortuna nel selezionare i progetti che annualmente, a cui annualmente contribuiamo, e l'anno scorso abbiamo avuto fortuna selezionando questo progetto di Human Plus della Fondazione. La Fondazione Human Plus nasce nel 2009 ed è stata fondata da un gruppo di persone, di privati, è una fondazione no profit, ed è stata fondata da un gruppo di persone innamorate della ricerca e della conoscenza. Consulenti, liberi professionisti, docenti universitari. È nata a Milano ma opera su tutto il territorio nazionale e vuole fare ricerca applicata, come dice il nome, relativa al fattore umano. Ringrazio quindi Fondazione Human Plus prima di tutto per l'idea e l'aver saputo portare avanti in un anno e mezzo di lavoro tutto questo grande progetto. Ringrazio ovviamente le 12 aziende per essersi prestate e grazie ai 12 scrittori. Il progetto intendeva studiare alcune aziende piemontesi, per fortuna sono molte, della provincia di Torino che in questo periodo, che è quello che è, in realtà stanno andando molto bene. E hanno fatto tutta un'analisi di taglio più psicologia del lavoro, innovazione di processo, innovazione di prodotto. Avevano un materiale enorme, una quantità di dati sterminata, hanno detto ma perché tutte queste interviste che abbiamo fatto con un'ottica non le proviamo a far diventare dei racconti fruibili da qualunque tipo di pubblico? E da lì insieme abbiamo scelto una dozzina di scrittori dell'area torinese, ognuno è stato abbinato a un'azienda, ha letto il materiale che c'era, si è informato, è andato in azienda, ha fatto uno, due, anche tre visite, poi ha scritto esattamente nel proprio stile un racconto e sono venuti 12 racconti che raccontano in modo narrativo, anche letterario alcune volte, ciascuno la sua azienda. Noi macchine, voi non lo sapete, ma noi abbiamo memoria, ci raccontiamo quello che abbiamo visto e fatto, di fabbrica in fabbrica, generazione dopo generazione. Ma ora scusaci, non è ancora arrivato il momento di fermarci, dobbiamo tenere il ritmo. Noi qui attualmente viaggiamo a 1800 pezzi l'ora. Il signor Umberto ci tiene tanto, c'è la concorrenza dei tedeschi, non vogliamo deluderlo, noi siamo il cuore pulsante della del grosso SPA, tlac, tlac, tlac. Iridella, invece, fin da piccola, prova un'irresistibile attrazione per le persone umane e i loro stili di vita e in più, fin da piccola, è molto ostinata, perciò insiste. Beh, fate male a non ascoltarmi, perché la Amet è veramente quello che fa per noi. Odoacre Starlight, il padre di Iridella, è un fabbricante di bacchette magiche. E da sempre cerca un modo di testarle che non provochi eccessivi incidenti, ma non l'ha ancora trovato. E Iridella gli sventola sotto il naso trionfante la brochure della Amet. Loro simulano, papà, guarda, leggi. Algorithms Design Rapid Control Prototyping, eh? Come parli? Perché la Camera di Commercio ha sposato un progetto come questo? Perché crediamo fortemente nell'innovazione e nel raccontarla, nel farla conoscerla. Pochi lo sanno, ma
la nostra provincia è la prima in Italia per numero di start-up innovative. Con il nuovo decreto di sviluppo è possibile registrare e accedere attraverso questa registrazione appunto le start-up innovative. Ne abbiamo in provincia di Torino ben 66 e siamo a pari merito con Milano, la prima provincia in Italia, ma se pensate che cos'è Milano nei confronti di Torino, in proporzione siamo di gran lunga i primi. La ricerca di Fondazione Human Plus ha il merito di provare a portare in copertina la storia delle piccole e medie imprese e di come provano a fare innovazione aperta, che è un aspetto di cui noi in università, il mondo delle pubblicazioni scientifiche, delle riviste, tende spesso a dimenticare. Quando si parla di innovazione aperta si parla spesso di grande impresa o si parte della piccola realtà imprenditoriale, la cosiddetta startup, che gioco forza fa innovazione aperta perché ci prova a cercare quello che c'è già sul mercato e di provare di valorizzarlo e vendere un cliente. Molto spesso mi chiedono, ma c'è allora una formula per fare innovazione, una formula efficace? E devo dare forse una risposta deludente, per certi versi sì, per certi versi no. Da un lato è vero che le aziende innovative che abbiamo studiato tendono ad avere un sistema di gestione dell'innovazione, cioè fanno sostanzialmente le stesse cose, cioè ci sono degli ingredienti. Gli ingredienti per una innovazione efficace sono gli ingredienti gestionali, quello su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Cosa vuol dire? Fare innovazione significa, per esempio, saper usare in modo strategico l'innovazione, significa sviluppare delle reti collaborative con attori esterni, significa saper far funzionare l'innovazione, quindi saperla organizzare, e significa saper valutarne i risultati. Ecco, questi quattro ingredienti che ho velocemente ricordato sono sicuramente alla base di una innovazione efficace. Dall'altra parte però bisogna dire che il mix di questi ingredienti cambia tantissimo da azienda a azienda, quindi in realtà non c'è un unico modo per essere innovativi, e probabilmente è un bene che sia così. Ci sono molti modi perché le imprese, tenendo conto della loro storia, della loro identità, esprimono il loro potenziale di innovazione. Sono storie che non fanno solo ben sperare, ma in realtà credo che siano una delle basi su cui progettare il futuro della regione Piemonte. Noi abbiamo una forte tradizione manifatturiera che oggi però sta cercando di evolvere in quelle che sono anche idee innovative che a cascata possono portare quel valore aggiunto che ormai da troppo tempo manca, non soltanto legato alla crisi ma anche alla globalizzazione dei mercati. Noi siamo degli attori pubblici che cercano anche di creare un matching tra chi oggi innova, chi vorrebbe innovare ma magari non ha le risorse perché appunto è una PMI, e chi invece è in grado di innovare ma poi manca magari il partner finanziario per poterlo fare. Quindi questo di aprire una mentalità, un modo diverso di proporre, per noi non è altro che linfa vitale per quello che noi vorremmo fare, vorremmo che fosse il Piemonte del domani.